E da oggi continuiamo, o meglio, continuiamo sull'argomento della gioia e della pace, ma cambiamo libro, no? Non dobbiamo leggere solo un libro, dobbiamo leggere più libri. E finora ci siamo fatti arricchire dentro dal testo Quando il maestro interiore parla al cuore, no? Di padre Gaston Courtois. E veramente pagine belle perché scritte in maniera diretta. Pensate che l'autore si mette nei panni di Gesù e scrive all'anima. E oggi vorrei cambiare libro, dicevo, un libro che, ahimè, non vedo quasi più in giro, o raramente lo sento citato. Eppure è un grande classico di spiritualità, l'imitazione di Cristo. L'imitazione di Cristo insieme agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, insieme al castello interiore di Teresa d'Avila, insieme alla salita al Monte Carmelo di Giovanni della Croce, insieme ai fioretti di Francesco d'Assisi, piuttosto che alle fonti francescane. Bene, sono dei classici della spiritualità. Forse noi in maniera sbagliata li abbiamo un po' messi da parte perché li consideriamo ormai sorpassati, il linguaggio è superato, ma al di là del linguaggio noi dobbiamo vedere il senso di quello che ci dicono. E prendo dall'Imitazione di Cristo a pagina il capitolo 6, chiedo scusa, non la pagina, prendo delle considerazioni che l'autore fa appunto sulla gioia, la gioia vera che nasce da una coscienza retta. Vi anticipo che io l'Imitazione di Cristo l'ho trovata anche, oltre ad averla nella mia biblioteca, l'ho trovata anche su internet, tanti testi di spiritualità. Oggi si trovano gratuitamente, liberamente su internet, quindi basta scaricarle. Ma vediamo l'autore dell'Imitazione di Cristo che ci dice a proposito della gioia, no? Il tema che ci ha accompagnato e che ci sta ancora accompagnando. Giusto vanto è uomo retto è la testimonianza della buona coscienza. Se sarai certo in coscienza di aver agito rettamente, sarai sempre nella gioia. La buona coscienza permette di sopportare tante cose ed è piena di letizia anche nelle avversità. Al contrario, se sentirai in coscienza di aver fatto del male, sarai sempre timoroso ed inquieto. Allora, sentite come ancora sono vere queste parole. Se in coscienza tu sei tranquillo, non hai fatto male, tu avrai sempre la gioia, la garanzia di una gioia vera, autentica e non fallace, è la coscienza tranquilla, è stare tranquilli e sereni con la propria coscienza. Perché se invece nascondo qualcosa, o la mia coscienza non è pulita, la mia gioia non è gioia vera. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.